comincia a farsi chiarezza sulla dinamica del crollo nel cantiere della Esselunga di Firenze, che è costato la vita a 5 muratori. Il quinto è ancora disperso sotto le macerie. 4 magrebini e un italiano. Il supermercato è crollato venerdì mattina, appena iniziato il getto della cappa di copertura, circa 10 metri cubi di calcestruzzo sui 100 previsti. Sul solaio c'erano 3 operai rumeni di una ditta del Padovano. Sono tutti all'ospedale ora, feriti, ma non in pericolo di vita. Non avevano preso nemmeno il primo stipendio gli operai magrebini rimasti schiacciati sotto una montagna di cemento armato. Erano stati assunti tutti insieme il 26 gennaio scorso. 2 di loro erano senza permesso di soggiorno, ma con il paradosso di un contratto regolare, almeno ai primi controlli. Ieri gli inquirenti hanno prelevato dal cumulo di macerie una porzione del cordolo che avrebbe dovuto reggere la trave venuta giù. Servirà per una consulenza tecnica che ne accerterà la composizione per capire, e quindi anche per escludere, se fosse stato realizzato male, ipotesi che al momento appare remota ma va verificata.